e ci tenevo a dirvi personalmente tutta la mia gratitudine per il lavoro che avete svolto secondo le varie forme. Il Signore ci ha veramente benedetto in occasione di questo 7° incontro mondiale delle famiglie e della visita pastorale alla diocesi di Milano che il Santo Padre ha compiuto. Tutti noi, voi anzitutto, che avete faticato per preparare giorno dopo giorno un evento così straordinario ed imponente, tutti noi riconosciamo che ogni cosa è andata al di là delle nostre aspettative. Veramente, forse voi, avendo visto lo svolgimento degli eventi un po' da dietro le quinte, avete potuto notare magari qualche smarginatura, ma per noi che l'abbiamo vissuto, diciamo, inserendoci nel gesto che voi avete con tanta cura preparato, ogni cosa è andata liscia, il che non era per nulla scontato in un evento che ha mosso centinaia di migliaia di persone. Quindi voi capite bene che la gratitudine dell'Arcivescovo è verso di tutti, a cominciare da Don Erminio, da Sua Eccellenza Erminio, da Don Bruno, da tutti i collaboratori, per giungere a tutti voi, ad uno. Il grande dono che ci aspettavamo da questo evento era duplice. Il primo era testimoniare, senza nessuna forzatura, la bellezza, la verità e la bontà della famiglia fondata sul rapporto fedele, aperto alla vita, tra un uomo ed una donna. E mi pare che questo fatto è apparso agli occhi di tutti e quindi è stato un evento di nuova evangelizzazione e per questo già ci apre all'anno della fede. Ho detto più volte che un evento straordinario vale se è ben preparato dalla vita ordinaria e se poi rifluisce nella vita ordinaria. Allora l'anno della fede, che sarà soprattutto un anno di vita ordinaria, deve come far proprio il bagaglio di frutti che questo evento ha dato e farlo giungere fino a ciascuna delle famiglie, a ciascuna delle persone della nostra Chiesa. Il secondo grande frutto, il secondo grande dono è stata la presenza del Santo Padre e il suo Magistero. Con molta prontezza Don Davide, che pure ringrazio, e tutti i suoi collaboratori hanno già prodotto il libretto con tutti i discorsi del Papa, così che possiamo utilizzare questo tempo estivo per assimilarli pazientemente, leggendo qualche riga ogni giorno, ritornandoci sopra. E anche qui l'evento ha raggiunto il suo obiettivo. Abbiamo invitato il Santo Padre perché svolgesse il suo ministero, confermare la fede dei suoi, ministero del successore di Pietro, il ministero voluto da Gesù stesso, e così è stato. E permettetemi di dire che la prova più bella è stata proprio per me all'aeroporto di Linate, la grande gioia del Santo Padre, nonostante la stanchezza, quando io gli ho detto prima di salutarlo: Santità, sarà molto stanco,
mi ha risposto: più che stanco sono consolato. E quindi realmente il vostro lavoro ha avuto come esito anche questa consolazione del Santo Padre, e noi sappiamo, ognuno di noi a suo modo sa quanto il ministero della consolazione sia importante nella vita di tutti noi. Quindi questi sono i due motivi centrali del grazie dell'Arcidiocesi e del grazie dell'Arcivescovo. Però devo aggiungere una cosa. Può una responsabilità che così decisiva come la vostra, che avete portato con tanta serietà e con tanto rigore, fermarsi? Io penso di no. Quindi bisognerà che con l'aiuto di ciascuno e di tutti insieme si trovino le forme adeguate al cammino vocazionale di ciascuno perché questa bellissima esperienza continui. Io mi auguro che così avvenga e che voi possiate realmente continuare a fecondare la vita della nostra Chiesa con lo stile con cui vi siete giocati in questa bellissima intrapresa. Rendiamo grazie di questo al Signore, come avete fatto celebrando l'Eucaristia, e preghiamo ed agiamo perché i copiosi frutti che si intravedono dopo questo evento possano moltiplicarsi e ricadere realmente su ogni uomo e su ogni donna battezzato o di altra religione o non credente che vive nella nostra grande diocesi ambrosiana. Allora, grazie veramente di cuore. Devo aggiungere un piccolo nota bene. Voi mi scuserete se non posso fermarmi con voi a cena, perché quando questo impegno è affiorato alla mia agenda, ne avevo già un altro che non ho potuto spostare per la cena. Però ci ho tenuto a venire di persona a dirvi in pochi minuti questo grazie, perché non era per me solo un dovere, ma era anche un motivo di compiacenza. Sono questi i segni, il lavoro che voi avete fatto è un segno della vitalità della nostra Chiesa, un segno prezioso, un segno di tenerezza da parte dello Spirito Santo e sicuramente anche da parte di Maria Santissima. Allora grazie di cuore di nuovo.